Eccoci qua con mister Bruno Gava, partiamo proprio dai mister. Domenica scorsa a Novento è stato espulso il suo collega avversario, oggi è toccato a lei. Arbitri che non tollerano nessuna interferenza, sono un po' rigidi, almeno questo è sembrato, a meno che voi allenatori non andate sopra le righe con le parole. No, sopra le righe non andiamo mai noi allenatori. Poi tra l'altro sono parecchi anni che ho giocato a calcio anche a livello professionistico, sono parecchi anni che faccio l'allenatore, sono arbitri bravi, però secondo me sono un po' troppo severi, ci vuole un po' di più collaborazione tra arbitri e allenatori. Non è perché un allenatore fa un'osservazione e si sentono subito presi d'assalto. Ci sta, fa parte del gioco il calcio, che è tirato anche nei dilettanti. Ci vuole secondo un po' essere un po' più elastici anche da parte della classe arbitrale, secondo il mio punto di vista. Un po' di più collaborazione non guasterebbe a nessuno. Bene, allora, detto dell'arbitro, passiamo alla partita. Un 2-2, due volte in vantaggio, due volte ripresi con due gol, insomma, che anche lì penso lasciano l'amaro in bocca, perché specialmente il secondo nessuno ha toccato su quella punizione lì, siamo stati un po' fermi, è andata così. Poi abbiamo finito addirittura in 9. Vista dagli spalti, abbiamo giocato contro la quinta in classifica, ma abbiamo giocato alla pari, e forse se quel gol, quasi gol di Cervesato, che sarebbe stata una tripletta, non siamo stati di meno del Vazzola. No, penso che da parte nostra c'è del rammarico, perché non penso che abbiamo giocato alla pari, anzi penso che la mia squadra abbia espresso un ottimo calcio, soprattutto nella prima parte di gioco. Abbiamo messo in difficoltà la quinta in classifica, e secondo me anche il pari all'inizio, vedendo la mia squadra come ha giocato, come ha fatto, il pari sta un po' stretto. Noi abbiamo fatto un gioco corale, abbiamo fatto due azioni da Cineteca per quanto riguarda sui nostri gol, e loro hanno fatto due gol su disattenzioni nostre in fase difensiva. Ci può stare, però penso che qualcosina in più e Portogruaro sicuramente l'ha espresso oggi contro la Vazzolese. Comunque non è stata sicuramente una partita noiosa, ci doveva essere la pausa pasquale, ma invece noi si recupera col San Gaetano, mi sembra. Con due espulsi, perciò non giocheranno, con qualcuno che è entrato in diffida e forse anche lì c'è qualcuno che salta, c'è problemi di formazione? No, non ho mai avuto problemi di formazione, perché io ho una rosa di 18 giocatori, 20 con quelli della Juniores che riesco a portare avanti, c'è massima collaborazione anche col settore giovanile, e non mi faccio assolutamente intimorire perché ho qualche giocatore squalificato. Io sono del parere che una squadra forte vince con il gruppo, non vince con i singoli, non c'è uno al di sopra delle parti. Ho un'ottima rosa, ho dei giocatori all'altezza che sicuramente non faranno rimpiangere quelli che sono assenti. Sì, noi abbiamo visto le ultime tre partite che per una questione di fuori quota gioca Matteo. Berri viene un po' quasi forzatamente lasciato in parte. Lei trova giusto questo sistema che impone queste forzature a volte, al di là che Matteo ogni partita fa almeno due parate e che salva la porta? No, io ho la fortuna di avere due giovani portieri e tutti e due di grosso livello. Ha fatto molto bene Berri, lo sta facendo altrettanto bene Matteo Della Colletta, che è arrivato dal Pordenone. Purtroppo queste qui sono le cose che ci impone la federazione. Io sono del parere che soprattutto a livello dilettantistico dovrebbero giocare i giocatori che meritano, che siano giovani o meno giovani o vecchi. Sono del parere che i giocatori devono giocare quelli bravi, e dopo, se la federazione ti impone di far giocare i ragazzi, purtroppo tutte le società dilettantistiche si devono adeguare, e noi di conseguenza dobbiamo fare le nostre scelte in base anche ai ragazzi che abbiamo a disposizione. Magari si potrebbe alzare di una categoria questo discorso di fuori quota, magari dall'eccellenza in su?
Ma giocavo ai miei anni, i fuori quota erano quelli che avevano più di 33 anni. Al giorno d'oggi si vedono giocatori 40 anni ancora a calpestare sull'erbetta dei campi. E lì purtroppo è una questione di non lo so nemmeno io. Perché ho sentito più di qualcuno, insomma, che si lamenta di questo sistema, no, non è che si possa cambiare, che si è parlato di cambiare? Parlato, fa parte è la federazione che decide, se la federazione impone certe regole purtroppo ci dobbiamo adeguare e purtroppo alle volte devi sacrificare qualche giocatore bravo perché deve giocare giovane, questo purtroppo succede al giorno d'oggi e con questo dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di mettere in campo una formazione migliore.